Va ora in onda Radio Speranza Notizie, a cura della redazione giornalistica. Buona giornata a tutti voi da Massimiliano Spiriticchio in studio e da tutti noi di Radio Speranza in Blu, la radio della Chiesa Diocesana di Pescara Penne. Sono 143 i nuovi casi positivi al Covid registrati in Abruzzo. Il bilancio dei pazienti deceduti non registra nuovi casi e resta fermo a 2519. I dimessi o guariti sono 85 in più. In aumento di 57 unità il numero degli attualmente positivi. Sono 4 in meno, 57 pazienti ricoverati in ospedale in area medica, 11, 5 in più con 5 nuovi ingressi, quelli invece in terapia intensiva. Gli altri 2016, 56 in più, sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle ASL. Nelle ultime 24 ore eseguiti 2411 tamponi molecolari e 3854 antigenici, con tasso di positività al 2,28%. Più di 10.000 domande di contributo approvate su 20.000 presentate, 3.300 delle quali nel solo primo semestre del 2021, con la concessione di 2 miliardi 700 milioni di euro per la riparazione e la ricostruzione degli edifici danneggiati, 5.000 edifici riparati con la consegna di oltre 12.000 case e il rientro a casa di altrettante famiglie, con una forte accelerazione nell'ultimo anno che ha segnato anche l'avvio concreto, sia in termini di avanzamento dei lavori che della spesa erogata delle oltre 2.600 opere pubbliche finanziate dalle ordinanze. Sono alcuni dei dati del terzo rapporto sulla ricostruzione del centro Italia dopo i terremoti del 2016-2017, aggiornato alla fine dello scorso mese di giugno, che sarà presentato il prossimo 23 agosto in una conferenza stampa a Rieti dal commissario straordinario alla ricostruzione Giovanni Legnini. È rivolta ai giovani in vista della riapertura delle scuole, ma non solo a loro, la giornata aperta organizzata dalla ASL di Pescara per sabato 21 agosto presso i centri vaccinali della provincia. I cittadini over 12 anni possono dunque prenotare la prima dose di vaccinazione anti-Covid nei centri e nelle modalità appunto che sono state stabilite. A Pescara, presso l'hub di Palafiere di Via Tirino 431, con prenotazione riservata ai cittadini residenti a Pescara sul portale del Comune di Pescara. Orario di apertura 8:30-13:30. A Montesilvano, nell'hub di Paladin Martin, prenotazione riservata ai residenti a Montesilvano sul portale del Comune di Montesilvano. A Scafa, nell'hub della Valle Pescara, nell'area cioè dell'ex cementificio, prenotazione tramite il portale di poste e poi con orario di apertura dalle 15 alle 18:30. A Penne, presso il centro vaccinale di Penne, in contrada Campetto, prenotazione tramite il portale sempre di Poste Italiane con orario di apertura dalle 14:30 alle 18:30. Nuovo sopralluogo nella riserva naturale regionale Pineta d'Annunziana da parte del sindaco di Pescara Masci, che con l'agronomo incaricato dal comune per la valutazione delle piante ha fatto il punto della situazione all'interno dell'area dopo l'incendio del 1 agosto. Oggi siamo qui col dottor Rabottini, che è l'esperto in rischio ambientale e che sta valutando lo stato delle piante e quelle da poter salvare e da abbattere, ha detto Masci. Rabottini, ha aggiunto, aveva un incarico con il comune già dal dicembre 2020 e la valutazione la stavamo già facendo su tutte le piante della Pineta. L'obiettivo era salvarne il più possibile e tutelarle al massimo. Oggi dobbiamo rivalutare il discorso e valutare i rischi anche sulla viabilità. Alcune piante, in questo senso, abbiamo dovuto abbatterle, ma il lavoro continua per salvarne la più possibile. Poi passeremo alla seconda fase, quella della ricostruzione. Questo grazie anche a un team di esperti in materia per avviare un discorso ad ampio raggio sul futuro della Pineta e sulla sua rinascita.
Massimo Rabottini, agronomo e fitopatologo esperto di valutazioni di stabilità delle piante e del rischio, ha spiegato: la ricognizione è partita dal 2 agosto, subito dopo l'incendio. Ad oggi stiamo valutando quali piante tenere in piedi e quali togliere per evitare il rischio di rottura o di schianto. Ad oggi, sulla viabilità ordinaria di Via Nazionale Adriatica Sud e Via della Bonifica, abbiamo abbattuto 58 piante. Per le altre abbiamo finito il report proprio in queste ore. Siamo a un totale di 190 piante da tirare giù, comprese le 58 contro le 220 da potare e mitigare. Parliamo di un totale di 414 piante valutate, con il 47% che appunto va giù, dice appunto l'agronomo. Un bambino di 6 anni con ustioni di secondo grado sul 30% del corpo, volto, collo, torace e arti superiori è stato trasferito in prognosi riservata al Gemelli di Roma dopo un primo ricovero a Chieti. In ospedale il bimbo è arrivato in tarda mattinata da Torre Vecchia Teatina, dove nella casa di famiglia in zona di campagna, mentre giocava coi fratellini, ha urtato la fornacella con cui i genitori si apprestavano a cuocere gli arrosticini ed è stato investito da un ritorno di fiamma provocato purtroppo dall'alcol contenuto in un flacone usato proprio per accendere il carbone. È durata meno di 10 ore la fuga dei due detenuti evasi dalla casa circondariale San Donato di Pescara, presi dalla polizia nello stesso quartiere. Dopo l'allarme, hanno spiegato il vicario del questore Alessandra Bucci, il vicequestore dirigente della squadra mobile di Pescara Dante Cosentino e il commissario capo Davide Zaccone della squadra volante, l'operazione è stata agevolata dalla preziosa collaborazione dei cittadini. È un grande spirito di collaborazione, la volontà di impegnarsi tutti per far ripartire al più presto una struttura decotta che rappresentava il benessere soprattutto per i malati cronici e la cui chiusura, conseguente al dissesto economico, finanziario e patrimoniale, danneggia circa 15.000 pazienti, in prevalenza bimbi e anziani. 15.000 persone che in passato, con terapie che sfruttano la salubrità dell'acqua delle terme di Caramanico, risultata a livello sanitario la seconda in Europa, risolvevano qui i loro problemi di salute non curabili altrove. E quanto emerso dalla riunione che l'amministratore giudiziario della Società delle Terme SRL, Lancasteri, ha avuto con i lavoratori della struttura chiusa da circa un anno. Lancasteri ha chiesto il 13 agosto scorso al Tribunale di L'Aquila, sezione imprese, l'autorizzazione a presentare al Tribunale di Pescara istanza per la dichiarazione di fallimento. L'ACA annuncia nuove chiusure per quanto riguarda la fornitura d'acqua anche a Pescara, in zone dove finora non erano mai avvenuti razionamenti notturni. I motivi sono dettati dal perdurare della crisi idrica e dall'innalzamento delle temperature che determinano la carenza delle sorgenti e l'incremento dei consumi idrici. Perciò ACA comunica che oggi, dalle 22 fino alle 6 di domani mattina, effettuerà una chiusura programmata della fornitura d'acqua nelle seguenti zone di Pescara: quadrilatero tracciato via ferroviario, fiume Pescara, via Tiburtina, via Ombrone e zona limitrofe, tratto di via Tirino e via limitrofe da incrocio di via Lago di Civita a incrocio di via Lago Isoletta. Per le utenze che non hanno l'autoclave, allestiti serbatoi da ricaricare e munire di rastrelliera in aree coperte messe a disposizione dei comuni. Saranno accessibili agli utenti e presidiate con personale del comune o della protezione civile per il coordinamento e il rispetto delle norme Covid. Per i soggetti fragili dell'RSA sono state attivate forniture di acqua imbottigliata. A Pescara i serbatoi si trovano al Palarigo Piano, serbatoio con rastrelliera da 5.000 litri, e al Palelettra, serbatoio con rastrelliera da 3.000 litri. È un rifornimento idrico straordinario con autobotti e rastrelliere sarà attivo anche a Chieti, lo si è deciso durante la riunione tecnica in comune con il sindaco Ferrara, l'assessore ad ambiente e transizione ecologica Zappalorto, il geometra Di Nardo dell'ACA e Marco Rosati per la protezione civile comunale.
Abbiamo messo in campo due filoni di soccorso idrico insieme all'ACA, che ha dato in queste ore piena disponibilità a tamponare l'emergenza, che si aggiungeranno ai servizi già operativi, hanno detto Ferrara e Zappalorto. Per quanto riguarda i palazzi con autoclave, avremo a disposizione un'autobotte della capienza di 50 quintali che per iniziare sarà ubicata a Piazza Carafa. Cominciamo da una porzione di città dove il disagio è più sentito, con l'intenzione di spostare il mezzo anche in altre zone del territorio. E a seguito di controlli rutinari effettuati a Pescara dal servizio veterinario igiene degli alimenti di origine animale della ASL, diretto dal dottor Lodi, presso diverse imprese alimentari, punti vendita di prodotti lattiero-caseari, macellerie, supermercati e pizzerie, sono stati rinvenuti prodotti lattiero-caseari per complessivi 150 kg privi sulle etichette del numero di riconoscimento dello stabilimento di produzione. Trattandosi di vendita fuori ambito locale e non essendoci il bollo CE sulle confezioni, il servizio ha proceduto al fermo ufficiale. Si è deciso di confiscare la merce. Il giudizio di sicurezza alimentare per i prodotti sequestrati, dichiarato dal dirigente veterinario presente all'accertamento, ha fatto sì che tutti gli alimenti oggetto di sequestro potessero essere riutilizzati e si è deciso di contattare la Caritas per organizzare il ritiro e avviamento a consumo nella locale mensa. Viaggiare in treno in Abruzzo con la bici sarà più facile e comodo grazie all'incremento delle postazioni dedicate alle due ruote sui treni regionali Trenitalia. Sugli 8 treni della flotta Minuetto in circolazione in Abruzzo, l'offerta di posti bici ora consiste in 6 posti per convoglio. I Minuetto, come tutti i convogli che consentono il trasporto delle bici a bordo, assicurano 43 collegamenti giornalieri tra Pescara, Vasto, Teramo e Sulmona, con offerta totale di 258 posti bici. Siamo al meteo. Nella giornata di oggi in Abruzzo non si prevedono sostanziali variazioni rispetto a ieri. Bel tempo al mattino su tutto l'Abruzzo, in particolare zone collinari e costiere. Nel pomeriggio potranno nuovamente formarsi addensamenti consistenti sulle zone interne montuose, localmente associati a rovesci, anche a carattere temporalesco, specie sulla Marsica, l'Alto Sangro, in attenuazione in serata e nottata. È tutto per questa edizione del nostro notiziario. Da Massimiliano Spiriticchio e tutti noi di Radio Speranza in Blu, la radio della Chiesa Diocesana di Pescara Penne, a voi tutti grazie per averci seguito. A risentirci. Abbiamo trasmesso Radio Speranza Notizie, a cura della redazione giornalistica.